Ciao ragazzi, eccoci qua con un altro mini tutorial veloce e vediamo come poter prelevare i soldi da Binance e portarli su Revolut. Il primo step che dobbiamo fare è quello di far riconoscere a Binance il nostro conto Revolut e quindi dobbiamo effettuare un deposito. Come facciamo? Allora, clicchiamo su Deposita, selezioniamo Cash. Selezioniamo la moneta, io seleziono pound perché sono in Inghilterra, voi selezionerete euro. Lasciamo il primo, bank transfer, continua. Selezioniamo l'amount, cioè quanti soldi vogliamo depositare. Considerate che vi serve solo per far riconoscere la carta, quindi potete anche depositare semplicemente 5 euro. Ci sono delle fee di transazione di 1 pound nel mio caso, sia che mettiamo 5, sia che mettiamo 5.000, sempre 1 pound dovrebbe essere anche 1 euro in teoria. Quindi considerate che uno lo perdete, fate continuo e vi verranno rilasciati una serie di dati che potete copiare tramite le finestrelle, le due paginette a destra e incollare direttamente sul conto Revolut. Andiamo su Revolut e vediamo come si fa ad effettuare un bonifico direttamente verso Binance. Allora, vi faccio il video da telefono perché per colpa della protezione non mi permette di fare screen recording. Clicchiamo su transfer, poi facciamo aggiungi nuovo, selezioniamo bank e qua facciamo business. Allora, io questi dettagli source code account number perché sono in Inghilterra, quindi qua sicuramente voi avete Italia, vi chiederà l'IBAN, Big Swift e compagnia bella. Inserite, fate aggiungi, dopodiché sempre su transfer, se non ce l'avete qui andate a cercare qui sotto, Skrill Ltd, cliccate sopra, qua inserite l'importo che dovete mandare, tipo 5 euro. 5 sterline. Qua sotto andate a inserire ovviamente i dettagli che vi danno loro, generalmente nome e cognome, questa sarebbe la causale. Una volta inserite quello, fate continuo, controllate che sia tutto a posto e fate invia. Una volta che i soldi sono arrivati su Binance, in automatico lui riconoscerà come affidabile quel conto. Quindi a quel punto per prelevare ci basterà cliccare su preleva, cash, pound, nel vostro caso euro. Lasciamo tutto così, fast payment, poi facciamo continua. Mettiamo l'importo disponibile, io adesso metto 0,50 perché è solo una prova, anzi il minimo di transazione è dai 5 ai 167.000, bla bla bla. Mettete un saldo che rispetti i limiti. Seleziona bank account, cliccate sopra e andate a selezionare quello che finisce con il codice della vostra Revolut. Con il bank account, se non sapete, in teoria dovreste avere solo quello. Se invece avete aggiunto più conti bancari e non vi ricordate qual è quello della vostra Revolut, torniamo su Revolut, clicchiamo sui tre puntini, andiamo su Account Details e sotto Account troveremo poi il nostro codice, il codice del nostro account. Ovviamente questo è tutto in inglese, se voi avendo il conto italiano, mettiamo Swift, voi troverete il codice finale IBAN, non come io in UK l'account number, quindi trovate quel codice lì. Confermate l'importo, confermate il bank account, fate continua, io adesso non lo posso fare, semplicemente seguite i passaggi, vi chiederà i codici di sicurezza e una volta inviato tutto dovreste trovare l'importo in un arco di tempo tra qualche minuto e le 48 ore. Per ora è tutto, ci vediamo nel prossimo video.
Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale Telegram, trovi il link nella descrizione del video, e ti ricordo che nel canale YouTube, nella sezione Playlist, troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video, e se sei iscritto al canale, grazie per far parte di questa community.